Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati. Ancora più visto la serata piovosa, siamo molto contenti di accogliervi. Eravamo un po' preoccupati perché ci sono molti eventi, come altri eventi stasera, invece siamo contenti che siamo in parecchi e credo che anche l'autore di cui si parlerà stasera lo meriti. Che come sapete è molto importante, è molto indipendente. Rispetto e ci incuriosisce, approfondirlo, e quindi ringrazio tutti per la loro presenza, e in particolare Chiara Camoni che è venuta a dare una mano al nostro ormai storico curatore Davide, e quindi buona chiacchierata e ci auguriamo che molti partecipino. Buonasera a tutti, siamo arrivati al settimo appuntamento del 910 opere, ci sono passati però 2 mesi abbondanti, forse 3 mesi addirittura, e ci eravamo lasciati l'altra volta con una riflessione su un'opera di Bruce Naumann intitolata, che ha per titolo Lo spazio sotto la mia sedia. E parlando di Bruce Naumann, cioè parlando di questo lavoro che nasceva dall'interno dello studio in un periodo in cui l'artista è ancora giovane e occupa uno spazio che è lo studio, ma fa di questo studio il fulcro, il centro di attività marginali, di attività quotidiane. Quindi, come dire, avevamo riflettuto, parlando di Bruce Naumann, a proposito di questa dimensione dello studio come uno spazio non di discontinuità tra il quotidiano e lo spazio dell'arte, ma come uno spazio di continuità. No, Naumann inizialmente non fa altro che camminare, passeggiare, giocherellare, bere caffè, compiere azioni assolutamente quotidiane, ed è da queste azioni quotidiane che parte per costruire la sua pratica, la sua poetica. Ecco, dentro questo luogo che è lo studio dell'artista, dentro questo luogo dello studio di Naumann nasce quest'opera che è del 1965, che si chiama Lo spazio sotto la mia sedia. E il calco dello spazio sotto la mia sedia non è altro appunto che il calco di questo spazio marginale, impensato, che è lo spazio appunto sotto la sua sedia, la sedia del suo studio. Ci vuole un po' a capire, l'altra volta ci siamo divertiti, sto semplicemente ripercorrendo, come dire, le cose che ci siamo detti l'ultima volta, ci siamo un po' più divertiti a capire che cosa poteva essere questo parallelepipedo, che Naumann realizza negli anni 60. È una scultura basamento anche, no? In qualche modo può sembrare un basamento vuoto, o una scultura senza basamento, poggiata a terra. E l'altra volta stavamo riflettendo ci siamo lasciati riflettendo, Chiara, sulla questione del basamento, su come il basamento in qualche modo descriva o delimiti lo spazio sacro, inviolabile della scultura, e su come questa faccenda del basamento sia stata riletta, reinterpretata a più riprese nel corso del XX secolo. E l'altra volta, mentre riflettevamo su questa questione del basamento, una signora tra il pubblico, che stasera purtroppo non c'è, io ho preparato l'immagine per lei, mi dispiace un sacco, però è tra quelle che vengono a tutti gli incontri, però in ogni caso la voglio comunque mostrarla, perché mi piaceva l'idea di partire da qua. A un certo punto mi ha detto, è anche una scultura che ho visto a Trieste ci sono 3 sculture dedicate alle 3 grandi triestini, anche se non è triestino naturalmente, ma ha vissuto a Trieste per un certo periodo, Svevo, Joyce e Salva. Sono queste 3 sculture realizzate in realtà da uno scultore triestino che si chiama Nino Spagnoli, uno scultore che ha vissuto, che ha fatto la sua vita a Trieste negli anni 2000, e diceva proprio come queste sculture che si incontrano a Trieste, no? Sono senza basamento, sono le 3 figure, sono, naturalmente 2 di queste celebrano la nascita del romanzo moderno, questa invece è la scultura dedicata a Salva, sono in mezzo alle persone, gli incontri a notte sembrano ombre, no? La scultura non ha basamento. Allora, è come dire, questa questione aveva stimolato una riflessione, questa scultura aveva stimolato una riflessione su come queste sculture, anche queste che apparentemente non sono particolarmente significative per la storia dell'arte recente, però condividano lo spazio con lo spettatore, con il cittadino in questo caso. Lo condividono a tal punto che, questo è un fatto curioso, che qualche tempo fa un bambino giocando attorno alla scultura di Saba ha rotto il bastone. Noi quando vediamo
sculture e uomini condividere lo stesso spazio, è molto spesso quando per esempio cascano le dittature, e la prima cosa che, come dire, che viene abbattuta sono i monumenti, le sculture del capo, del dittatore, e allora le persone salgono sul basamento. In questo caso, ripeto, non c'è il basamento, per cui, come dire, le persone condividono lo spazio della scultura e lo condividono anche appunto con un bambino aggrappandosi al bastone, ha rotto il bastone che è stato recentemente sostituito. E quindi in realtà, prima di cominciare a parlare di Brancusi, ma poi in realtà forse torneranno questi discorsi quando parleremo di Brancusi, con Chiara Camoni, che è un artista e che sono felice di aver invitato, perché abbiamo una abbastanza lunga frequentazione, anche se ci è capitato di rado di lavorare assieme, ma in quest'ultima mostra che si sta svolgendo in 10 accademie straniere a Roma, Chiara era presente. Chiara avrà una personale il 20 di novembre, l'inaugurazione del 20 di novembre, di una fondazione romana che si chiama NOMAS, e vogliamo ricordare qualche mostra personale tra le più recenti. Beh, in particolare forse l'ultima mostra, per esempio, nella Galleria Spaziale di Storia, che è la tua galleria, diciamo, di riferimento, che si chiamava e si intitolava La pazienza e virtù dei manufatti, e quindi nel quadro di te, Chiara, che vivi in un luogo periferico, dove stai da qualche anno un piccolissimo paesino della Toscana, da qualche anno siamo arrivati lì un po' per caso e poi abbiamo deciso di fermarci, e questo luogo così isolato, il paesino è arroccato in mezzo alle montagne, in realtà abbiamo deciso di fermarci perché per vari motivi, soprattutto per me, ci sono le condizioni anche di lavoro che in questo momento sento più necessarie, un po' lontano dal rumore della grande città e a contatto anche con la natura, ma più ancora che con la natura, con una dimensione quotidiana dello scorrere del tempo molto diversa. Però sei piacentina d'origine, prima di muoverti in Toscana, a Milano, per molti anni. Sì, ho studiato e mi sono fermata. Senti, tra le cose che fai, mi piaceva ricordare la co-direzione del Malgrat, che è questo piccolissimo spazio. Sì, è una situazione abbastanza curiosa, ma non poco importante. Abbiamo ospitato anche il maestro Alessandro Sarra qualche tempo fa, perché sull'Appennino è un museo, no? Esatto, c'è un villaggio ecologico dove si svolge un importante festival di teatro, e io insieme ad altri due artisti siamo alla direzione di un museo che si chiama Magra, che è un museo d'arte di Granara, che credo sia il più piccolo museo in Italia, perché ha una superficie di 1 metro per 80 centimetri. È una cappella, un'edicola di campagna, che è diventata la sede del museo a tutti gli effetti, dove si susseguono mostre personali e qualche mostra collettiva, e che durante l'anno ha un ciclo espositivo minimo, ma comunque insomma, ha una sua continuità. Nell'occasione estiva del festival di teatro si svolgono anche dei laboratori, e tra questi laboratori abbiamo avuto anche ospite Alessandro, sono passati da Davide e Cecilia, insomma hanno conosciuto questa realtà particolare. Bene. E allora volevo stare un attimo, stasera abbiamo fregato, mi ho invitato pensando, facendomi pensare che parleremo di Brancusi, invece stiamo tutta la sera sulla scultura di Sarra, che sarebbe un pretendente, di uno spagnolo. Però no, volevo parlare un pochino con te di questa questione del basamento, in realtà, no? Possiamo anche, come dire, sganciarci, poi dopo entriamo dentro Brancusi. Volevo sapere come tu, che sei scultrice, interpreti questa faccenda del basamento, come usi il basamento, come non usi il basamento. Allora, per tanto tempo e forse fino a qualche settimana fa mi sono rifiutata di utilizzarlo, ma credo come me tanti altri artisti che lavorano oggi con la scultura, perché il basamento aveva questo sapore un po' superato. Perché ci siamo misurati con le installazioni, perché abbiamo deciso che dovevamo utilizzare lo spazio tutto, una relazione diversa con la galleria, con il museo, con il pubblico, eccetera, eccetera. Collocare una scultura senza basamento vuol dire toglierla un po' da quell'aura
è da quell'isolamento sopraelevato che il basamento conferisce. Quando invece mettiamo il basamento è come se dichiarassimo con certezza che quella è un'opera da guardare con occhi diversi rispetto a tutto il contesto. È collocata in uno spazio circoscritto, così come un quadro può avere una cornice all'interno del quale si svolge tutta la vicenda pittorica. Il basamento alza e isola. Tolto il basamento cadiamo nell'ambiguità, non sappiamo tante volte capire se quella è un'opera o, anche con una certa ironia, quell'oggetto fa parte del contesto, del contesto espositivo. Questo crinale, però, questa ambiguità per me tante volte è stato ed è ancora uno spunto molto attraente per rifare scultura. Ciò che non riesco a volte a stabilire con certezza è motivo scatenante magari di un nuovo lavoro, di un nuovo ciclo di opere. Senti, mi incuriosiva anche questa cosa che tu scrivi, questa che in realtà è proprio, ha sempre a che fare con questo momento in cui l'oggetto d'arte pratica con la realtà, no? Dicevi, quindi dici, anche quando parli di pittura in realtà la prendi da questo punto di vista, dicevi, l'immagine quando decade lascia da di là per invadere da di qua il mondo dei mortali, la realtà, così è quando guardo il bordo di una tela, il supporto, quando sono spinta a considerare un dipinto in quanto oggetto. Quindi allo stesso modo anche la pittura dal tuo punto di vista ha questa dimensione materiale oggettuale. Sì. Ripartendo da questa immagine che rappresenta una scultura, ovviamente la riconosciamo tutti anche se non è su un basamento, non solo perché è di bronzo, ma soprattutto perché è la rappresentazione di una figura umana. Cito Arturo Martini in un saggio che per me è stato importantissimo, che si intitola La scultura lingua morta. Lui che scultura l'ha fatta, l'ha praticata tutta la vita, però l'incontro con questo testo per me era stato folgorante. Secondo lui la pittura, che si muove nelle due dimensioni, si è riscattata attraverso la terza, la terza dimensione, ovvero la prospettiva. La scultura ha dovuto rimanere vincolata ad alcuni soggetti per tanti secoli, la figura umana, alcuni animali come ad esempio il cavallo, perché chiaramente ci comunicavano il loro essere scultura. Nel momento in cui io dipingo una mela ho chiaramente un quadro, nel momento in cui invece io scolpisco nel marmo una mela, che cos'ho? Ho una mela, ho un oggetto. Non sono più così sicura se questa mela riprodotta e appoggiata sul tavolo fa parte del mondo dell'arte oppure è oggetto tra i tanti oggetti che ci circondano. E lui poi a questo punto apre un discorso sulla quarta dimensione. Si augura che con l'avvento della quarta dimensione prima o poi la scultura riuscirà a riscattarsi allo stesso modo, ma questo discorso forse ce lo teniamo per dopo. Concludo dicendo che questa ambiguità della scultura, di essere nel mondo cosa insieme ad altre cose, è ciò che io sperimento tutti i giorni ed è anche il modo con cui io stessa lavoro. Non ho uno studio, o perlomeno ce l'ho avuto fino a qualche anno fa, poi per necessità molto semplici, familiari, ho avuto un bambino, non avevo più lo stesso tempo a disposizione che avevo prima, ho dovuto ridurre le dimensioni, ma anche avere un approccio con il mio tempo ben diverso, cioè riuscire a gestire il mio lavoro da artista insieme a tutta una serie di altre faccende che sono parte della vita prosaica, quotidiana, di tutti i giorni. E quindi piano piano le cose si sono mescolate, si sono fatte promiscue al punto tale che io oggi lavoro bene in cucina, lavoro bene in giardino, lavoro bene in salotto, ma se mi si offrisse uno studio probabilmente lo rifiuterei in questo momento, perché
in questo processo di adattamento è come se avessi trovato in fondo la situazione migliore, la condizione che più mi si confà per il tipo di lavoro che sto svolgendo. C'è questo doppio binario che corre, per cui è come se scivolassi da una condizione all'altra quasi senza accorgermene. Non c'è un momento in cui inizio il mio lavoro da artista e lo concludo per rientrare nel mio ruolo di persona qualunque, come invece avviene nel momento in cui un artista apre lo studio, si chiude dentro e cerca un tempo e uno spazio diverso. Io oggi sento di avere bisogno di un tempo e di uno spazio promiscuo, che è lo stesso della vita di tutti i giorni. E probabilmente per questo discorso ho scelto anche l'immagine, sì, insomma, l'opera che noi stasera presentiamo. Ecco, questa è, come dire, l'opera di cui parliamo stasera. E quando io ho deciso di invitare Chiara per parlare di Costantino Brancusi, mi ricordavo di una brevissima conversazione che noi avemmo un paio d'anni fa, credo, a casa di Chiara, perché Chiara in quel periodo era durante le vacanze, era un momento in cui non stavamo facendo nulla in particolare, però aveva questo libro, che era la ripubblicazione recente di una collana di libri molto importante, si chiama Riga, ed è a cura di Elio Garzelli e Marco Crepoliti, quindi aveva la ripubblicazione di una monografia su Brancusi che non si trovava più. Stavi in casa, parlavamo d'altro, però ti portavi dietro il libro da una stanza all'altra, poi a un certo punto avevi proprio la pagina continuamente aperta su questa immagine, su quest'opera del 1914 che si chiama Porta, semplicemente. E sono felice di aver invitato Chiara a parlare di Brancusi perché prima del fatto che questo corso e questa serie di incontri è cominciata con Duchamp. Allora, la questione è che io non sono esperto di Brancusi, ma penso sempre a Brancusi in relazione o in opposizione a Duchamp. Per tante ragioni, non solo perché quest'opera si trova, per esempio, si trova al Museo d'Arte di Filadelfia, dove si trova proprio il grande vetro, quindi condividono due spazi che sono uno vicino all'altro, prima c'è Brancusi e poi dopo c'è Duchamp. Non solo per questo, dicevo, non solo perché erano amici, non solo perché si frequentavano, non solo perché si aiutavano reciprocamente, Duchamp soprattutto, che con Brancusi si stimava, non solo per questo, e perché esiste tanta letteratura attorno a questo rapporto di amicizia. Ma anche perché, per esempio, non so, pensavo stasera, poco fa, che mi viene sempre in mente una frase di Luca Trevisani, un artista nostro coetaneo, che dice: prima o poi scopriremo che il XX secolo non è stato il secolo di Duchamp, ma è stato il secolo di Brancusi. Tante volte mi sono chiesto cosa vuole dire Trevisani quando ha scritto questa cosa su Brancusi in rapporto a Duchamp. Di fatto è vero, è verissimo, che qualsiasi narrazione, come dire, della storia dell'arte ufficiale del XX secolo parte da Duchamp, e più raramente noi siamo in grado di imbastire questo racconto a partire da Brancusi. È vero che apparentemente le due figure sono in opposizione, lo sono per tante ragioni. Ad esempio, come dire, se da un lato non so, Duchamp ha complicato enormemente il rapporto, no, fra oggetti d'arte e la realtà e il mondo, è vero, al contrario, invece, se da una parte Duchamp ha fatto questo, Brancusi probabilmente non l'ha fatto, apparentemente non l'ha fatto, perché noi continuiamo a guardare gli oggetti di Brancusi come forme astratte, geometriche, assolute, che in qualche modo non scambiano nulla con la realtà circostante. È vero solo apparentemente questa cosa. Se da una parte è vero che Duchamp ha, come dire, espulso la bellezza dal territorio del mondo dell'arte, questo discorso non è vero per Brancusi, perché noi continuiamo a guardare gli oggetti di Brancusi come forme belle, forme che ci attraggono esteticamente e che in qualche modo ci affascinano e ci seducono. Se è vero che forse in comune Duchamp e Brancusi hanno questa vita mitica del
leggendaria, no? Entrambi sono riusciti a costruire in maniera molto, molto, molto forte una biografia interessante. Brancusi in particolare, siamo sedotti dalla biografia di Brancusi, no? Nasce nel 1876, nasce un piccolo paese della Romania, è molto povero, è figlio di contadini, ha un rapporto estremamente conflittuale col padre, insomma la vita leggendaria di Brancusi la conosciamo. E fa dei lavori all'inizio, uno dei lavori tutti ricordano quando percorrono la biografia di Brancusi è questo, lui pulpa l'interno delle botti, delle botti. E quindi è un lavoro che ha fatto subito da bambino, quando aveva 9-10 anni, quando ha neanche 30 anni, parte a piedi per questo viaggio che lo porta da Bucarest, dove aveva cominciato a studiare arte, fino a Parigi. E poi dopo tutte le immagini di Brancusi e del rapporto che Brancusi intrattiene con il suo studio, no? E questo luogo in cui si realizza questa visione del mondo apparentemente neoplatonica, no? Dove le opere stanno tutte insieme, le fotografie di Brancusi dello studio, e fino alla morte in cui, come dire, nel momento in cui è malato, in cui capisce che sta per morire, Brancusi smette di parlare francese e parla soltanto rumeno. No? Questi sono gli episodi che in qualche modo raccontano la figura di Brancusi, che era austera, ma allo stesso tempo era anche estremamente divertente. No? Ci sono aneddoti in cui si racconta Brancusi e il suo modo di vestire, sempre molto colorato, sempre molto appariscente. No? Per cui, come dire, la vita di Brancusi è leggendaria quanto quella per Duchamp, per quanto abbia un modo di essere fuori che è molto, molto, molto diverso. Però la cosa che mi incuriosisce, era che mi incuriosiva di questo rapporto che Chiara intrattiene con Brancusi, è proprio il fatto che lei guarda a quest'opera, voglio dire, non ha scelto di mostrarmi quel giorno una delle opere più note di Brancusi, ma un'opera che sostanzialmente è minore, quasi sconosciuta. Noi a un certo punto abbiamo cercato assieme a Manuela l'immagine di quest'opera che fosse un pochino più chiara e definita di questa immagine, e però Chiara ha detto no, non voglio l'immagine definita, voglio proprio questa, esattamente questa, perché come l'ho vista. Perché io quest'opera non la conosco, io non sono stata a Filadelfia e non la conosco dal vivo. E quindi questa è un po' la prima stranezza, innanzitutto perché io ritengo che le opere vadano viste e vissute dal vivo, ma poi perché è un azzardo parlare di un lavoro che non si è visto personalmente. Però questo è un po' racconta, abbiamo scelto di utilizzare l'immagine sgranata del libro perché racconta proprio come è nato un po' l'idea tra di noi di questo dialogo su quest'opera. Io avevo preso questo libro perché in realtà volevo rileggere tutta la vicenda di un caso capitato a Brancusi nel momento in cui doveva portare negli Stati Uniti delle opere che, essendo opere d'arte, non dovevano pagare delle tasse doganali, ma non essendo state riconosciute come tali alla dogana, era stato costretto a dover pagare. E questo introduce il rapporto con Duchamp, perché in tribunale Duchamp decide di difenderlo e di chiamare intellettuali, altri artisti a difendere la posizione non tanto di Brancusi, ma a quel punto di ciò che era arte, di ciò che poteva essere considerato scultura in quel momento, e lì si chiarisce anche il rapporto di grande vicinanza, di grande intesa che c'era tra due artisti apparentemente molto, come diceva Davide, molto diversi. È molto divertente leggere gli atti di questo processo, perché l'opera, la scultura, opera d'arte, veniva intesa come qualcosa di riconoscibile dal punto di vista figurativo, di apprezzabile, di qualitativamente adeguato, non in grande tiratura, eccetera, eccetera. Però il rileggere gli atti di questo processo mi ha portato poi a leggere ovviamente anche il resto del libro, e mi sono imbattuta in questa immagine che io non conoscevo, in un'opera appunto abbastanza sconosciuta, che mi ha folgorato e che mi ha fatto pensare all'ambiguità del rapporto tra Brancusi e Duchamp, perché questa porta è datata 1914-1916 e rappresenta una porta. Va bene, e quindi si apre una questione per me interessantissima e spinosissima.
non so se posso avventurarmi già nel raccontare di, questa, di questo lavoro. Nel 1915 Duchamp presenta lo Scuola Bottiglia, le scuole bottiglie. E noi, noi artisti, ma non solo noi artisti, credo tutti quanti, noi che ci occupiamo d'arte, non possiamo fare a meno di fare i conti con la figura di Duchamp, nel bene e nel male. Io vorrei fare i conti invece con questo lavoro qua, con questa porta, perché c'è qualche cosa di molto grande che mi attrae. Innanzitutto ho iniziato a immaginare, a sognare che forse Brancusi potesse aver influenzato Duchamp, proprio per questa incertezza della data. Sono due opere contemporanee, chi ha influenzato chi, quanto si conoscevano, quanto sono debitori uno dell'altro. Quest'opera è stata acquistata dai coniugi Arensberg, è stata nella loro collezione e poi donata al Museo di Filadelfia, molto probabilmente tramite Brancusi, che ha fatto per tanti anni la loro consulente e che ha, favorito l'acquisto delle opere di Brancusi e di tanti altri artisti della loro collezione. La grossa differenza è che lo Scuola Bottiglia è un oggetto di natura industriale preso e spostato in un contesto diverso. In questo caso siamo di fronte a una porta di legno con la particolarità di essere non stata scolpita da Brancusi, ma realizzata con i pezzi di un'altra porta. Quindi lui prende un architrave, i due montanti e un altro elemento alla base che probabilmente derivava da, da un'altra porta ancora, quindi una porta già vecchia che in sé ha tracce del tempo, chiodi, resti di pittura, e rimonta un'altra porta. E qui torniamo all'equivoco di ciò che è scultura e che per me è così attraente. Quindi possiamo iniziare a domandarci se questa è una scultura che raffigura una porta, è una scultura in forma di porta, è una porta, è un ready-made e tanto altro ancora. Oltre al fatto che in questa porta non si passa, cioè una porta addossata al muro, così è come si presentava nel foyer della casa hollywoodiana dei collezionisti, quindi sempre addossata a una parete, ma diciamo cornice a un'altra scultura di Brancusi e circondata da sculture e reperti archeologici, per cui una costellazione molto complessa, molto promiscua, che è anche molto simile alla promiscuità con cui le sculture, le cose si affastellavano e si sovrapponevano nello studio dello scultore. E poi ti fermo anche un attimo, Chiara, perché volevo stare un pochino di più su questa contrapposizione Duchamp-Brancusi, no? È una domanda che ho posto tantissimo anche ad alcuni ospiti delle 910 opere. Poi detto prima, ho scelto quest'opera di Brancusi anche se non l'ho vista, e quindi in qualche modo l'immagine della così com'era sul libro racconta anche questo, questo rapporto indiretto che ho con l'opera. E, però almeno due volte ho chiesto se rispetto invece a Duchamp è necessario questo rapporto diretto con l'opera. Cioè tu cosa pensi? Allora, con Brancusi probabilmente è necessario trovarsi di fronte. Le opere di Brancusi è necessario esserci col corpo, no? Per Duchamp può invece non valere questo discorso? Per Duchamp può non valere. Per Duchamp io penso che tranquillamente possiamo guardare delle riproduzioni fotografiche e vivere in maniera soddisfacente la fruizione dell'opera. Perché lo Scuola Bottiglia non richiede
una visione che si nutre nel momento, in cui, nel momento stesso in cui avviene. Per altre opere, come credo nel caso di questa porta, essere lì di fronte al lavoro è fondamentale, perché un tipo di lavoro diverso da quello di Duchamp chiede presenza, non si esaurisce in una dimensione puramente speculativa, intellettuale, ma mette in moto tantissimi altri livelli che possono accadere soltanto attraverso la contemplazione. E questo è uno dei tanti problemi, se vogliamo, del Dal Duchamp in poi, per cui tutto si consuma molto velocemente, possiamo vederle le mostre ma non vederle, accontentarci di uno strillato comunicato stampa, di una didascalia, e abbiamo la sensazione di aver comunque conosciuto e sperimentato quell'opera e quell'artista. Ma per fortuna ci sono ancora, io per fortuna, perché è ciò che quando io desidero in prima persona sperimentare, ci sono sempre ancora opere di artisti che richiedono una presenza diretta e che soprattutto richiedono anche di essere viste più di una volta, perché ogni volta quello che io ne trago è sempre nuovo. Credo che, insomma, l'opera d'arte abbia questo rapporto dialogico con noi che non si può spiegare, che non si può descrivere se non attraverso quel rapporto lì di contemplazione. Per quello dicevo, è veramente anomalo che io stia parlando di un'opera che non ho visto, perché questa andava assolutamente vista. Però insomma, è accaduto così, che da questa immagine, da questa fotografia, ne potesse scaturire in ogni caso una chiacchierata. Invece c'è un incontro fra te e un'opera di Brancusi di cui potresti raccontare qualcosa? Cioè c'è un incontro diretto con l'opera di Brancusi? Sì, sì, ci sono tanti lavori che io ho visto, e oltre al fatto che io ho incontrato Brancusi giovanissimi in Accademia, perché c'era stata una delegazione che era arrivata dalla Romania e aveva parlato ampiamente per giorni e giorni di questo artista che all'epoca mi aveva affascinato tantissimo. Ovviamente c'è tutta una parte di Brancusi che io amo di più, che è la parte quella più astratta, questo suo giocare con le basi, con lo spostamento degli elementi, con la sua dimensione dello studio, il rapporto con i materiali, con il legno, con il marmo, che anche quando sembra essere il bronzo levigato, levigatissimo, però come si diceva prima, lascia sempre delle tracce impercettibili del materiale stesso e della tecnica con cui è stato realizzato. Sì, senti, torniamo alla porta, no? E credo che uno dei motivi per cui ti piace quest'opera è proprio per il fatto che di una porta si tratta, no? Perché il motivo della porta non ricorre nel tuo lavoro, sarebbe eccessivo dire questa cosa, però almeno una volta tu hai avuto questa idea di porta, di un lavoro di fronte a un lavoro, era una scultura performance che ho visto e quindi, ricordo, di cui ho memoria. Però prima di, come dire, raccontare brevemente questa cosa, volevo chiederti che tipo di oggetto è la porta, no? Perché quando penso alla porta mi viene a una scultura porta, mi viene sempre in mente una frase che recentemente ho sentito da Paolo Icaro, che è uno scultore, ha qualche anno più di te, e che dice: la scultura non occupa lo spazio, la scultura fa spazio, no? E mi sembra che la porta abbia proprio questa caratteristica. Adesso la porta che noi stiamo vedendo è appoggiata al muro, però credo che sia anche evidente. Innanzitutto la porta è un luogo di passaggio, è il passaggio da uno spazio all'altro, ma in termini simbolici è il passaggio da uno stato all'altro. La soglia
è quella linea impercettibile di confine che racconta anche il rischio del quando non si è più di là ma non si è ancora, cioè non si è più di qua ma non si è ancora di là. Mi ricorda i riti di passaggio, i momenti di grande trasformazione che fanno parte della vita di ciascuno di noi, questo cambiamento di stato per cui si abbandona una certezza e si entra in un'altra. E in questo essere sulla soglia si è proprio nel pericolo, perché si è come un po' persi, non si è ancora né una cosa né l'altra. Si è forse in quella dimensione di vuoto che poi fa la scultura. Per chi pratica la scultura, la creazione di un oggetto scultoreo ha a che fare necessariamente con il vuoto, non con il pieno. Quello che noi vediamo è il materiale con cui questa scultura è costruita, ma non possiamo prescindere dal vuoto contenuto e che sta intorno. Nel momento in cui plasmo un oggetto o una scultura, sto plasmando anche tutto lo spazio negativo che ruota intorno. E non solo, tante volte sto plasmando anche il vuoto contenuto all'interno di questa scultura, come nel caso di Naura, che ce lo rende evidente. L'opera che tu citavi, che hai visto a Granara, era un'azione collettiva in cui io avevo chiesto alle persone presenti di portare una pietra con cui spontaneamente poi abbiamo costruito una sorta di tracciato di architettura immaginaria, una specie di piccolo sito archeologico che si è composto in maniera progressiva intorno a un passaggio, da un prato all'altro. E quindi senza esserci fisicamente la porta in altezza, c'era in pianta, c'era in potenza, mi verrebbe da dire, perché la porta non c'era, ma quello che è successo, senza che nessuno poi lo chiedesse, è che le persone, alla fine di questa disposizione, avessero iniziato ad attraversarla con una sorta di solennità, con una piccola magia che è avvenuta nel momento in cui è stato sottolineato un passaggio che era già lì, che era invisibile, a quel punto è diventato visibile, e con una piccola processione le persone hanno iniziato in maniera molto silenziosa, molto aggraziata, ad attraversarlo. E questa potenzialità della porta che per me qua è molto importante. La porta è addossata al muro, non è attraversabile, ma comunque noi iniziamo a proiettare delle cose su questa porta, iniziamo a domandarci che cosa può esserci nel momento in cui, cosa può esserci al di là e che cosa ci può accadere nel momento in cui la attraversiamo. Cito soltanto un'altra porta, che per me è stata importante, che ho visto anni fa, e che collego a questa, perché una porta, sono in realtà due porte non attraversabili, che stanno nella parte alta di Santa Sofia a Istanbul. Camminando nella parte superiore, a un certo punto si passa da uno spazio all'altro e ci si trova però di fronte a un divisorio in marmo costituito da tre porte. Quella centrale è senza ostacolo, si può attraversare, le due laterali invece sono due porte in marmo a basso rilievo scolpite in maniera molto ricca, molto dettagliata, con due belle serrature, cave. E ovviamente non c'è chiave che apre queste porte, perché le serrature sono solo scolpite a basso rilievo, ma io sono rimasta a guardarle lungamente, perché su questa serratura, su questo spazio cavo della serratura, un vuoto pieno di ombra, pregnantissimo, ho iniziato ad immaginare di poterla aprire e di cosa avrei trovato oltre. E da là io arrivo qua, perché abbiamo una porzione di muro, ma
possiamo iniziare a ragionare su altri tipi di passaggio, non sono solo quello fisico. E uno di questi passaggi ha a che fare col tempo, no? Esatto. E io ho portato un altro libro che può sembrare abbastanza lontano dal discorso che stiamo facendo questa sera, ma che per me invece è molto pertinente e molto importante, perché è stato suggerito recentemente e che sembra essere caduto al momento opportuno. Si tratta di Premessa a Cassandra di Christa Wolf, che ho letto recentemente, quindi ancora non ho avuto il tempo di depositarlo veramente, ma è stata un'esperienza fortissima. Io sapevo di dover venire qua con Davide a parlare di una porca e questo racconto, Cassandra in realtà, non Premessa a Cassandra, questo romanzo comincia proprio di fronte a una porta antica che è la porta di Micene, e Cassandra, che è una veggente, figura mitologica, comunque una veggente dell'antichità, che aveva avuto questo dono di predire il futuro ma di non essere creduta, viene portata come motivo di guerra da Agamennone a Micene, e lei è di fronte a questa porta. Non so se ce l'avete presente, è una porta di pietra con un architrave molto grande, massiccio, e sopra ci sono due leoni che oggi non hanno più la testa. E cosa succede? Da questo punto, di fronte a questa porta, inizia tutto il racconto. Lei sa che di lì a breve andrà a morire, quindi è come una sua proiezione in avanti, ma il racconto comincia al passato, inizia la narrazione di tutte le vicende di Troia. E quindi questa porta che esiste fisicamente diventa non un luogo fisico di passaggio, ma un luogo temporale, una maniera per far confluire come un imbuto tre punti della nostra esistenza, che sono il presente, il passato e il futuro, non più in successione lineare, ma con una sorta di avvicinamento. Quindi andiamo avanti, però guardando costantemente indietro. E un po' questo lavoro lo fa, perché proietta tantissimo su ciò che è la scultura da qua in avanti, riutilizzando una porta preesistente. È legno vecchio, è legno che già ha avuto una sua forma, ha già avuto una sua storia. È ciò che io continuamente anche, è una domanda che io pongo a me stessa continuamente, il rapporto che io ho con il passato, con l'arcaico, in quanto artista contemporanea, continuo a guardare indietro. I miei riferimenti più importanti sono nel passato, non solo nel passato recente, nei parenti vicini, come in questa fase del Novecento, ma direi in un passato molto più remoto. E mi chiedo, perché faccio questo? Perché ho bisogno di attingere sempre così lontano? Sempre con Davide si diceva, non sicuramente per una forma di nostalgia, quanto piuttosto per la necessità di riaffondare le mani in una materia viva, molto più viva di altro che magari sembra accaderci sotto i nostri occhi oggi. Parlo di arcaico, non di antico. E arcaico è ciò che continuamente ci pone delle domande, che non appartiene a un'epoca storica, appartiene, diciamo, lo rintracciamo nel passato, ma lo viviamo oggi e ci riproietta in quanto domande in un futuro. Quindi
non una successione lineare, ma mi verrebbe da dire circolare, una specie di onda che torna su se stessa. E di nuovo c'è un primo spazio prima, una soglia e uno spazio dopo. Senti, è una cosa di cui parlavamo venendo qua prima, che invece senti questo rapporto fra Brancusi e l'arcaico. Diciamo che questa scultura, questa opera nel 1914 appartiene a quel periodo in cui Brancusi comincia a realizzare sculture in legno, e realizzando sculture in legno si sente molto in quel periodo l'influenza non soltanto della tradizione popolare rumena, che è sempre molto presente, ma anche della scultura africana. Ora, il punto è che la gran parte delle opere, una buona parte delle opere che sono troppo africane, che Brancusi realizza, Brancusi debutta, come se rifiutasse questo rimando diretto appunto all'arcaico. Lui diceva, per me è un'altra cosa, in realtà, no? Questo rapporto con il passato remoto. Come lo percepisci? Io credo che sia proprio per questa ragione, perché se fosse stato soltanto un suo rivolgersi a delle tradizioni che appartenevano al suo paese di provenienza, o all'arte africana, come tanti hanno fatto in quel momento lì, e se è stata soltanto un'appropriazione di forme, la cosa si sarebbe esaurita molto presto, e appunto questi lavori si è anche disfatto lui in prima persona. E quando si attinge a qualche cosa, io credo, di profondo, che ha una sede sì nei materiali che si lavorano, che si dà forma, ma anche sede nel senso più profondo delle cose, della nostra stessa esistenza. Quando io stessa lavoro, sento che manipolando dei materiali ho a che fare con il caos, ho a che fare con qualche cosa che continuamente scorre, sfugge e si muove. È come se a un certo punto questo caos uno lo potesse prendere in mano, maneggiare, e gli si potesse dare una forma. Io credo che sia questo tipo di processo, che un po' è anche difficile da spiegare, ma che è probabilmente antico come l'uomo. Mi immagino che le prime sculture nella storia dell'umanità siano state delle ciotole in terracotta, qualche cosa di modellato e di realizzato con i materiali che per gran parte sono ancora quelli della scultura oggi, che io stessa utilizzo, con un ritmo, con un fare per cui nella realizzazione dei materiali si ripercorre un po' anche la storia dell'umanità intera. Quando io, un altro esempio che si faceva è quello del vaso. Quando io modello un vaso e sono in questo stesso tipo di ambiguità, lo sento potentemente, mi domando continuamente, ho in mano dell'argilla, sto modellando un vaso, cosa sto facendo? Un vaso di fiori? Sto facendo una scultura che raffigura un vaso? Sto facendo la coppia di un vaso o sto facendo il mondo intero? Questo procedere dell'argilla che piano piano si svolge su se stessa con un movimento ritmico è probabilmente lo stesso gesto che si è fatto in epoche preistoriche, che si sta facendo in Africa per costruire contenitori. E io sento che c'è qualcosa di arcaico. Anche se lo realizzo oggi con la creta che compro dal mio fornitore e poi colloco questo oggetto nello spazio di un museo, di una galleria d'arte contemporanea. Ma non perché sono nostalgica dell'oggetto in terracotta, perché si riattualizza continuamente un piccolo mistero che è quello dell'opera d'arte. Senti Chiara, abbiamo cominciato tenendo in opposizione Duchamp e Brancusi, adesso proviamo ad assottigliare un pochino questa distanza, però prima ti volevo chiedere quanto, e perché questa dimensione è fortemente legata alla manualità che appartiene a Brancusi, te lo fa apparire molto più una presenza molto più forte di Duchamp. In fondo i materiali che usa Brancusi sono quelli che sono in legno, ma bronzo, magari tradizionali, e come dire, a
alcuni critici, alcuni storici dell'arte dicono le forme assolute di Brancusi in realtà nascono da una frequentazione molto fisica con i materiali. Quanto per te Brancusi è più interessante di Duchamp per via di questa sua empatia con i materiali? Sì, è tanto più importante a partire dal fatto che anch'io ho utilizzato e a volte utilizzo oggetti presi e ricontestualizzati. Credo che quasi tutti gli artisti oggi facciano questo tipo di operazione per le ragioni più disparate. Io sono molto lontana dall'approccio duchampiano, anche quando prendo una bottiglia e la metto in quanto bottiglia all'interno di una galleria, perché c'è sempre una dimensione estetica per me molto forte e molto importante, che è quella che fa scattare la scelta. Quindi non parte mai da una dimensione concettuale per cui quella bottiglia o un'altra bottiglia è uguale, è il gesto di contestualizzarla che fa sì che io la compia questa azione. Per me è un po' il contrario, ho bisogno di partire da quella bottiglia, dal colore del suo vetro, dalla scritta che c'è sopra, dal sapore che ha e dal tipo di materiale che io trovo di fronte a me, per una sorta di empatia. Tante volte scherzando dico che spesso ho la sensazione di lavorare con uno stuolo di assistenti, che a volte è così, ma a volte è soltanto un po' una battuta, perché questi oggetti che io trovo, che siano prodotti da altre persone o realizzati dalla natura attraverso lo scorrere del tempo e il lavorio degli agenti atmosferici, mi dà la sensazione che io meglio di così non avrei potuto fare. Ovvero trovo quel sasso modellato dallo scorrere dell'acqua e quella forma lì è esattamente quella di cui io avevo bisogno. Meglio di così io non avrei potuto fare. O perlomeno avrei voluto essere quell'acqua che lentamente consuma il sasso o le migliaia di piedi che hanno consumato la soglia per raggiungere quella forma e quella delicatezza. Quindi assolutamente direi sento vicina alla figura di Brancusi proprio perché lui è dentro ai materiali, è dentro una dimensione estetica e formale che per me è sempre punto di partenza, anche quando ho delegato ad altre persone la realizzazione dei lavori. Questo è successo in varie occasioni, ma non semplicemente ho bisogno di questa struttura, ho bisogno di questa forma, mi rivolgo a un artigiano, ho bisogno di quella persona lì, è molto diverso, ho bisogno di essere in relazione a quella persona e arrivare a un risultato che soltanto attraverso quella relazione lì io posso avere, è un lavorare insieme, un lavorare con una, che sia appunto la natura, che siano altre persone o che sia la realtà stessa che mi offre delle cose già pronte. Io sapevo che sarebbe stato interessante parlare con te di Brancusi perché con molta semplicità avresti sicuramente messo in discussione questa immagine che è un po' un primo impatto che si ha con Brancusi, di un Brancusi troppo astratto, di un Brancusi troppo geometrico, di un Brancusi troppo neoplatonico, no? E siamo partiti da questa immagine che traffica con la realtà, che traffica col mondo, no? Abbiamo detto prima, era una porta, è di nuovo una porta. Brancusi l'ha vissuta, ci si è seduto sopra, avremmo potuto scegliere altre immagini dello studio in cui come dire, gli oggetti, queste forme geometriche, no? Ci sono dei testi illuminanti di Rosalind Krauss che dice, beh, no, in realtà sono forme geometriche ma prestate continuamente, offerte a un rapporto col mondo continuamente, no? Ci sono altre immagini dello studio che raccontano questo universo di forme astratte, di forme geometriche che però, come dire, sono in rapporto non solo tra loro, ma sono in un rapporto che puoi dire muta nel tempo, cioè il basamento di una scultura può diventare il basamento per un'altra scultura, quindi le cose cambiano, le sculture non hanno mai una forma stabile, le sculture a volte diventano addirittura, o i basamenti diventano appoggi, che poi sono sculture in Brancusi, in realtà il basamento non è
un basamento neutro, ma è già scultura, il basamento diventa un appoggio per una tovaglia che viene stesa perché c'è un ospite, e una scultura diventa un fermatovaglia, e in mezzo alla tovaglia viene messo un pollo, perché serve il pollo. E per cui ecco, lo studio di Brancusi e la vita che le sculture hanno nello studio di Brancusi, e per lui era importante lo studio come il luogo delle sculture, perché poi quando le sculture uscivano cambiavano questi rapporti, e lui doveva ricrearne altri ed era sempre dispiaciuto quando se ne andavano, perché il centro, il luogo era lo studio. Insomma, se avessimo preso un'immagine dello studio così come questa immagine racconta, certamente avremmo, come dire, contribuito a mostrare l'immagine di Brancusi meno astratta, meno platonica, ma di uno scultore che realizza forme che trafficano continuamente con la realtà. In questo senso, ecco, le due figure da cui siamo partiti sono molto più vicine di quanto non si pensi. E non so, volete dire qualcosa? No, parlando dello studio, ti ho interrotto. Sì. Mi riaggancio questa cosa qua. No, vai. Sì, parlando, lui si è scattato nel tempo tantissime foto in studio, che erano autoritratti, insieme e sopra le sue opere. E come diceva Davide, queste opere erano in continuo movimento, come a creare dei paesaggi. E spesso cambiavano di posizione, di collocazione, ciò che era sopra magari finiva sopra e così via. Ed è questo, anche questo rapporto ambiguo con le cose, dove lui stesso in quanto diventa un elemento del paesaggio del suo studio, e le persone che andavano a trovarlo a loro volta. Questo è un rapporto che io sento, un altro degli aspetti che io sento fortemente, perché rispecchia, come già dicevo un po' prima, il mio modo di lavorare di questi ultimi anni. Lavoro sul tavolo della cucina e quando arriva il momento di mangiare magari sposto le cose a cui sto lavorando per fare spazio al cibo o ad altro, ai giochi dei bambini o agli amici che mi vengono a trovare. È come se di nuovo questi due piani arrivassero a toccarsi e non fosse veramente chiaro quando si salta da uno all'altro. Ed è ciò che forse attraeva anche Brancusi in questo continuo spostamento e contatto con il lavoro, non più tolto dal suo contesto, cioè dal contesto della realtà e messo in un altro contesto attraverso il piedistallo, ma in una costellazione in continuo movimento nel suo stesso studio. Me la sono inventata la storia del pollo, cioè qui questa per me è la migliore chiave d'accesso, questa descrizione al lavoro di Brancusi, no? Questo è un ospite che parla, è andato a trovarlo in studio, a un certo punto descrive la situazione che si è venuta a creare, dice: stese sul suo banco di lavoro un foglio di carta di seta bianca come tovaglia e pose al centro, per tenerla ferma, una delle sue meravigliose sculture, un grasso pollo arrostito sul carbone insieme alle grosse patate. Bevemmo del rosé e terminammo la festa con della confettura di fragole con crema. Era un uomo delizioso, tagliava il pollo con uno scalpello per il legno. Ecco, questa è, no, questa idea di, come dire, di forme brancusiane che però trafficano, no, con il mondo, con la terra, con i corpi. Io lascerei un pochino chiara le vostre domande. Ma ce ne sono sicuramente, ce ne sono sempre. Tra l'altro abbiamo la fortuna di avere Luca, che rischia di Luca Bertolo, che è stato ospite nostro durante una conversazione su Philip Gaston, però credo non ci sia, e invece anche Cecilia Canziani, con cui dialogheremo la prossima volta, cioè il 18 di novembre su Sidney Sherman, per cui che conosce perfettamente la cosa di chiaro. Avete voglia, se voglia Cecilia di ascoltare qualcosa, ma insomma domani. No, io volevo dire una cosa rispetto alle porte e a Cassandra, perché tu hai creato pure la questione dell'arcaico. Per Christa Wolf è esattamente lo stesso, cioè lei nel momento in cui scrive Cassandra è la prima volta che attinge così profondamente all'antico.
ed è per lei, e questo è un romanzo che viene dopo, dopo una serie di romanzi che hanno a che fare con il contemporaneo, o con qualcosa di piuttosto vicino nel tempo, e per lei quello è proprio, forse non è un caso che parta parlando della porta, perché lei si apre un modo per parlare del suo tempo, della difficoltà del suo tempo, non in maniera indiretta attraverso una metafora, ma come se ne prendesse le viscere e riuscisse in quel modo a trapassarlo e a raccontarlo, a metterlo in figura. E questo a me sembra il rapporto che tu hai con l'arcaico. È una questione di attualità, di urgenza, non di nostalgia, di sguardo introverso. Tutta questa angoscia che lei sente sono gli anni della guerra fredda, degli armamenti nucleari, quindi un'angoscia dell'oggi, ma del non so cosa accadrà domani, che forse anche in maniera minore o maggiore noi sentiamo oggi rispetto a degli eventi che stanno bussando alle nostre porte, no? Quindi c'è un senso di inquietudine e uno anni e anni fa ho lavorato come custode di sala in una mostra su San Rocco, è una cosa curiosa perché io ho trascorso settimane e settimane a fianco di decine e decine di queste statue, per lo più in legno, comunque colorate, di tanti San Rocco che si scoprivano una coscia, perché San Rocco è piegato, e con a fianco un cagnolino con la pagliotta in bocca. In silenzio ovviamente, perché bisognava mantenere un contegno, ma perché facevo questo esempio? Perché alla fine io di fronte a queste sculture sentivo che non ero in presenza di sculture, ma ero in presenza di San Rocco. Cioè, era come se piano piano, entrando in rapporto con queste sculture, che non erano colorate ovviamente, perché poi questo è l'altro fatto, la scultura nasce colorata, è un fraintendimento la scultura come questione di pure forme, bianca o comunque neutra nei suoi materiali. La scultura nasce dipinta, rivestita di colore e i primi scavi archeologici hanno creato questo equivoco. Per cui tutte queste figure, con i loro mantelli e tutto quanto, io ho iniziato, è come se mi si fosse aperta una lampadina, ho iniziato a sentire che c'era qualcos'altro in più, che non mi interessava più sapere se la fattura di quel San Rocco era migliore rispetto a quell'altra, se dal punto di vista storico, artistico aveva un maggior peso, se aveva cambiato qualche cosa lo scultore che l'aveva realizzato. Io ero in relazione a quel San Rocco col suo cagnolino, punto. E quindi agisce anche al di fuori di tutti i discorsi che noi facciamo di addetti ai lavori. Quindi mi auguro che il mio lavoro possa in parte farlo, possa in parte scatenarlo. Volevo chiedere un'altra cosa a Cecilia Cantiani, perché so che l'ha studiata ed è relativa all'opera che... Ed è relativa all'opera considerata, come dire, quando uno pensa a Brancusi, quando uno pensa al volo di Brancusi verso l'infinito, pensa naturalmente alla colonna senza fine di Tirugio, del parco, no? E al complesso di scultura del parco. Però anche quell'opera lì, traffica in qualche modo col paesaggio, col mondo, con l'ambiente circostante, molto più di quanto non siamo abituati a pensarlo, per cui si capisce quell'opera, quel complesso di opere, Porta del Bacio, Tavolo del Silenzio e Colonna senza fine, soltanto se si pensa poi anche al paesaggio intorno al mondo. Perché io ho fatto anche questa serie di panche che accompagnano il mio, e anche quelle sono l'oggetto più ibrido, però in realtà anche sul tavolo ci si potrebbe sedere, le prospettive sono molto importanti, per sì, cui... Sì, no, no, è importante a tal punto che il problema di Tirugio è stato che il tempo
ha fatto sì che si sia persa un po' la contezza di quella unità di paesaggio e di opera, per cui una strada taglia in due, adesso separa totalmente la parte della colonna infinita e la parte invece della porta del bacio che finisce con il tavolo. Ed è interessante perché il restauro che è stato fatto molto di recente ha interessato non solo la pulizia delle singole parti della colonna e delle opere, ma una ricostruzione del paesaggio, perché era impossibile, ma un tentativo di ricostruire un paesaggio attraverso gli alberi che sono stati piantati, le potature, eccetera, eccetera, in modo che si ricreasse qualcosa di simile al momento in cui lui l'aveva concepito. Non c'è più il rumore, non si sente più il rumore dell'acqua, che lui era fondamentale in relazione al tavolo del silenzio. Non c'erano più alcuni degli alberi che lui aveva considerato nell'alternanza di vita e ruota, per l'appunto. E quindi diciamo che l'intervento principale è stato proprio questo cesellare, scolpire l'intorno, questo parco, nel tentativo di riunire queste due parti e di distribuire allo spettatore quello che prova, che dovrebbe provare passeggiando in mezzo a questi lavori, perché anche lì è lo spettatore alla fine che riduce tutte le parti. Questo è molto vicino a Palma, molto prima di Palma, nel senso che è il corpo di guarda che riduce i diversi. Bene, volevo prendermi un po' di tempo, visto che siamo agli ultimi incontri, per velocissimamente riconsigliarvi, non faccio mai il numero di riga, il numero di riga dedicato a Brancusi, che si trova, perché sta poi pubblicato, non è vero che non si trova, e poi questo saggio che si chiama Forme del Ready-Made, questo libro in generale sulla scultura che si chiama Passaggi di Rosalind Krauss, ma dentro Passaggi, questo capitolo, che è un pochino stato il punto di partenza anche di questo incontro. Cioè, Rosalind Krauss mette in opposizione inizialmente Brancusi e Duchamp, per cui piano piano avvicinarli, e chiama forme del ready-made, sia il ready-made di Duchamp che le sculture, di Brancusi. Sì, sì, sì. Quando citavi il processo, per l'appunto, è lì interessante perché a un certo punto una delle questioni è: sono prodotto in serie? E se non sbaglio, Brancusi dice no, sono tutti diversi, le sa riconoscere, sì. Sono piccolissime variazioni, è in quello anche il ready made di Duchamp, sappiamo che non sono manco per niente presi e fatti, sono tutti quanti fatti di piccole alterazioni. Prima, quando dicevate non hai bisogno di stare di fronte a una scultura di Duchamp, io non sono d'accordo, perché lì gioca invece molto anche queste copie dei suoi lavori che lui ha fatto, che hanno sempre misure diverse, quindi c'è il morsichino, il proprio scolabottini in realtà è una forma così scultoria, così materiale, e che ha una funzione di uso ma che viene negata, che forse è quello che non avrei pensato di sentire. Quell'ambiguità ce l'hanno entrambi, questa di non essere esattamente un rendimento, mai una cosa in serie, ma sempre un ragionare sullo stesso motivo. Domande? Ancora? E grazie, ci vediamo. Chiudo, dopo mi scriviamo sempre quando chiudo troppo presto. Ci vediamo mercoledì 18 luglio. Il 18 novembre avremo ancora, sicuramente, non abbiamo nominato la mostra di Gabriele Picco, ultimo dipinto, che resta fino al 18 febbraio. Ok, grazie, buona serata.